Ciao a tutti ragazzi, io sono lui e benvenuti nella vita dei Mac contro te. Oggi qui con voi non c'è un normale lui, ma c'è lui malefico. Già, perché ho intenzione di fare uno scherzo a quella cagnolina di Sofì che mi ha preso in giro. Lei si è presa a gioco di me, mi ha fatto uno scherzo e mi ha fatto credere che avesse un figlio, che avesse un vero figlio nella vita reale, facendomelo vedere nel videogioco. Io c'ero cascato con tutte le scarpe e quindi oggi ho intenzione di vendicarmi. Lei mi ha fatto credere che avevo un figlio e io le farò credere che ho un'altra fidanzata. Lei si arrabbierà tantissimissimissimo. Non perdiamo altro tempo e diamo il via allo scherzo. Ci troviamo nel nostro gioco Me contro Te World, il nostro gioco super divertente e gratuito che trovate sia per telefoni che per tablet. Mi raccomando, scaricatelo. E come vedete ci sono io con questa faccia già malefica. Creiamo subito il nostro personaggio. Vediamo un po' come potremo farlo, perché noi dobbiamo creare una nuova ragazza che faccia ingelosire Sofì. Andiamo qui sulla sezione crea una ragazza. Ma che ci fa qua una dottoressa? Un attimo dottoressa, no, non mi serve lei, un momento. Intanto scegliamo l'altezza. L'altezza la farei uguale a quella di Sofì, così Sofì diventerà ancora più gelosa del fatto che la ragazza è come lei. Poi il colore della pelle, ma farei carnagione chiara, così. E andiamo ai capelli. I capelli Sofì li ha lisci. Secondo me dovremmo fare capelli mossi, già, come se fosse una sorta di opposto della carciofina. Questi sono perfetti. Poi facciamo mossi, ma di un colore particolare. Potremmo farli rosa. Oh sì, capelli rosa, bellissimi. La bocca, facciamo una piccola boccuccia, magari così con la lingua di fuori. Oppure una bocca a sorpresa. Una bocca sorridente. Sì, un po' così, un po' smorfiosa. Il naso, secondo me, può anche andare bene così, un nasino a virgola piccolino. Degli occhi, così potremmo fare. Di un colore particolare. Oh, questo colore, sì. Dei colori che in realtà non esiste nella realtà, perché è color tipo lilla. Vabbè, vanno benissimo. Sopracciglia potremmo lasciare anche queste qui e le facciamo di un colore più chiaro. Le guance le metterei giusto qualche puntino di lentiggine. E ora il vestito. Un vestitino magari. No, di sicuro non metterei il kimono di combattimento, altrimenti rischiamo di far lottare Sofì con questo nuovo personaggio. Quindi no, evitiamo. Vediamo qua tre vestiti speciali. Sono i vestiti di Natale. No. Oh, potremmo vestirla da astronauta. No, no, lascia stare. Andiamo su un qualcosa di classico e semplice. Ecco qua. Oppure questo. Una gonna con un top e sopra una camicia di jeans. E potremmo dire che quella camicia di jeans è la mia. No, no, vabbè, mamma mia, Sofì si arrabbierà così tanto che sicuramente non mi parlerà per un mese. Andiamo ad aggiungere il nostro nuovo personaggio nella nostra casa. Prendiamo e la mettiamo qui. Guardate accanto a me. Adesso dovremmo trovarle un nome. Come la potremmo chiamare? Un nome particolare, tipo Natasha. Già, mi piace molto Natasha. Mettiamoci la faccia da innamorati. Ecco qui, con gli occhi a cuoricino. Entrambi siamo innamorati, siamo fatti l'uno per l'altro. E io e Natasha, anzi, lui e Natashi. Chiamiamo Sofì e vediamo un po' quale sarà la sua reazione. Vediamo se la prenderà meglio di come io ho preso il suo figlio. Abbassiamo tutto qui, usciamo dal nostro mondo. Ok. Carciofina! Sofì, vieni! Che succede, lui? Ma c'è bisogno di urlare in questo modo? Sì, sì, Sofì, c'è bisogno un attimo, perché volevo farti vedere una cosa, siediti pure. Stai facendo un video? Sì, 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 perché stavo facendo un gameplay. Stavo aggiornando casa nostra e ho sistemato un po' l'allenamento. No, te lo dico già. Non devi modificare la casa, perché già così è perfetta. Mi piace molto, quindi non toccare niente. Ah, ok. Sì, sì, vabbè, allora non modifico niente. Ti lascio tutto così com'è. Va bene? Che c'è? Perché hai gli occhi a cuoricino? Nel gioco, no? No, così, perché stavo giocando ai videogiochi e sì, mi sono sempre innamorato di videogiochi, sai com'è. Come stavi giocando? Con il gioco. Sei innamorato di cosa? Di un gioco, di un videogioco. Di un videogioco, del nostro videogioco? Esatto. Esatto. Sì, sì, sono innamorato di Me contro Te World, del nostro Vediamo gioco. Vediamo come stavi giocando? Oh, no, no, aspetta un attimo, lo scorrere. Lui? Sono lui. Chi è questa ragazza accanto a te?
sorry, come dire, non è come sembra. Invece è come sembra. Tu sei accanto a un'altra ragazza che anche lei ha gli occhi di cuore. No, perché anche lei è innamorata del gioco, del videogioco, e quindi... Cioè entrambi avete gli occhi a cuore? Io vedo quattro occhi a cuore. Perché? Ma perché per sbaglio, cioè, ma sarà una casualità, per caso, ma non è perché avevamo gli occhi a cuore insieme. Che stai facendo? Sono entrata anch'io nel gioco. Oh, ciao, chi sei? Aspetta. Voglio sapere chi sei, non voglio dormire. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Non lo so, stai calma così. Aspetta, aspetta un attimo perché... No, che stai facendo? Vedrai. Voi vedrai. Sono furiosa. Sì, ma calma, ti faccio vedere. Cosa ci fa lei qui? Spostala, devo stare al centro. Beh, lei è una mia amica. Un'amica? Sì, è un'amica. Non mi avevi mai detto di avere un'amica di vecchia data? Sì, sì, ma te l'avrò presentata altre volte. E già ci saremmo visti, ma non importa. Mi ricorderei di qualcuno che ha i capelli rosa. Ma non mi ricordo. Forse vuoi dire che io non mi ricordo le cose? Adesso sono anche una che si dimentica tutto. Non mio caro, chi è questa ragazza? Chi è costei? Ma niente, nessuno. Sarà una ragazza che passava di là e quindi io siamo salutati e siamo rimasti a chiacchierare un attimo. Eravate insieme nella tua stanza che vi guardavate innamorati. Tu adesso mi dici chi è lui, altrimenti io me ne vado dal gioco della realtà. No, aspetta Sofì, ascolta. Lei è la mia ex fidanzata. Cosa? Lo so Sofì, è la mia ex fidanzata. E l'ho fatta venire qua nel gioco perché volevo presentartela. Allora intanto tu ti togli questa cavolo di faccia che hai con tutti questi cuori, perché però mi sta dando un fastidio che non ti dico. Ti metto quella che piange. Ma perché piango? Perché tu mi devi chiedere scusa. Scusa per questa cosa? Le metto una bella faccia spaventata, perché deve avere molta paura di me, che non ti la prendo a pugni. Scusami, lei è Natasha, è la mia ex. Natasha? Già, è Natasha. Non avevo dubbi che avesse un nome così particolare, una ragazza con i capelli rosa. E sai cosa vi dico? Natasha adesso se ne va in bagno. Come va in bagno? Non lo so. E noi usciamo dal bagno, ci stiamo molto lontani da Natasha. Tu vai a piangere altrove. Ma no, ma perché devo piangere? Io devo fare un discorsetto a Natasha. Ah, ma che ci devi dire a Natasha? Senti Natasha, tu te ne devi andare da casa nostra, perché tu sei la ex fidanzata di lui. La prima che ti devo litigare con Natasha. Natasha è una cretina. No, non è Natasha, cretina Natasha. Stupida. No, povera Natasha. E mi ha pure rubato il giacchino? Io ce l'ho molto simile. Tu vuoi tutto quello che ho io? No, ma quello non è il tuo giacchino, quello è il mio. Le hai dato la tua giacca? Lui? Io adesso veramente, più che arrabbiata, sono cattivissima. Perdonami, porvivida loca. Perdonate, porvivida loca. Lui? Basta, io me ne vado da questa casa. Non ti andare, veramente, non ti andare. Me ne frego, non mi interessa. Basta, togli quella faccina arrabbiata. Oh, il disgusto, mi viene da vomitare. Ok, allora ascolta. C'è una cosa che devi sapere. Ho già saputo abbastanza. Ciao, no, non sai tutta la verità. Ciao Natasha. Non sai tutta la verità. C'è ancora una cosa che ti devo dire. Non mi frega niente di te. No, è importante. Adesso, addio, salut, ciao, bye bye. Tutto importante. Quello che avevi da dire. Ti chiudo la bocca così. Chiudo. Butta la chiave. Non me ne frega più che cos'è. No, più la chiave. Questa è la parte più importante. Ovvero, devi sapere tutto questo. È uno scherzo. Per fare un figurone, vado a dire così. E questa è stata la mia vendetta. E quindi Natasha? No, c'entra niente Natasha, non ho idea di chi sia, l'ho creato a caso. E infatti, povera Natasha, mettiamole questa faccia qui perché lei è complice di questo scherzo. Scusa, quindi viene qui e dice: ragazzi, stavo scherzando. E tu, Sofia, hai questa faccia qua. No, io sono sempre arrabbiata, sono sempre molto arrabbiata. Perché e io sono così imbarazzato. Lui mi ha fatto prendere un colpo, cioè quindi tu non hai nessuna ex fidanzata che si chiama Natasha, vero? No, guarda, anzi festeggio.
Lui? Che c'è? Se questa era la vendetta al mio scherzo, sappi che adesso io farò la vendetta alla vendetta del mio scherzo, perché farò un'altra vendetta ancora più vendettosa. Catopina, I love you, non vedi di niente. Te lo sei meritato?